sicuramente innanzitutto va sottolineato che siamo al decimo anno, e quando un'iniziativa ha questa storia significa che ha un passato solido, un presente consistente e sicuramente avrà anche un futuro importante. Io devo dire che sono particolarmente lieto, perché ero direttore di dipartimento, il mio dipartimento di studi aziendali, quando cominciamo questa iniziativa con Confindustria di lancio del premio Best Practice, oramai appunto 10 anni fa, e da sempre i nostri docenti erano stati coinvolti nell'attività poi di verifiche, di scouting che va fatto sulla bontà dei progetti. Poi da rettore ho sempre accompagnato questo progetto, perché ritengo che nella nostra, diciamo, concezione dell'università necessariamente pubblica e fortemente orientata a sostegno, diciamo, degli studenti e delle famiglie, ci deve essere una forte interlocuzione con la realtà delle imprese, questa visione di università aperta agli stimoli, diciamo, del territorio, e anche in grado di porsi quale hub rispetto a tutte le potenzialità che potrebbero emergere. Quindi devo dire che con questo rapporto c'è un rapporto solido. Peraltro noi siamo una delle poche università che ha voluto una presenza esterna nel consiglio di amministrazione di persone provenienti dalla realtà produttiva, e il presidente di Confindustria da noi siede appunto nel consiglio nostro di amministrazione. Sul premio in sé è chiaro, i giovani sono la grande scommessa, deve essere la nostra ossessione, o deve essere il rapporto con le scuole. Con alcune università ha innanzitutto dei grandi responsabilità e doveri, perché dobbiamo crescere insieme, e poi anche in questa attività di, come dire, di formazione. Ormai abbiamo tante iniziative che riguardano i nostri docenti per far crescere la realtà imprenditoriale anche all'interno dell'università, con degli spin-off accademici, con delle start-up che nascono con i nostri studenti. Quindi è chiaro che il nostro punto di vista passa attraverso, diciamo, un rapporto con il mondo delle imprese, con il mondo dei giovani, e se possono essere sempre più massicciamente coinvolti i nostri giovani in iniziative di questo tipo, sicuramente ci vedrà in prima linea.